Cari amici lontani, lontanissimi e ignorati e probabilmente anche ignoti. E anche morti e resuscitati, ci sono quelli che abitavano qui, erano morti e sono risuscitati, grazie al nostro Animus. Certo. Che li ha fatti resuscitare. Dunque, siamo qui riuniti anche oggi per declamare il testo di questa ultima querela, che noi saremmo ben felici di non fare, capiamoci bene, noi saremmo ben felici di non perdere tempo per studiarle, redigerle e quant'altro e non venire qui, perché noi abbiamo altre cose da fare, però purtroppo ci tirano, come si dice, per la capezza, come si chiama, Giorgio? Tu che sei per la cavezza. Cavezza, accavezzati, siamo accavezzati dal regime che ci trascina nella sua deriva immorale e che noi ovviamente rifiutiamo e quindi dobbiamo continuare costantemente a opporre. Dunque, ecco il testo. Oggi è 24 marzo 2018, querela contro i responsabili dell'allontanamento dei fanciulli dalla scuola e relative sanzioni e provvedimenti contro i familiari. Sì, dunque qui viviamo in un regime dittatoriale, un regime del terrore, mi sembra ormai chiaro. Cioè, non solo, ma il vero terrorismo è quello che induce, quello di Stato, i familiari, è sempre stato il terrorismo di Stato che induce i familiari a tradire i propri familiari, no, soprattutto i propri eredi. No, non ci, questo è il vero non tradimento. Non ci dimentichiamo mai che le brigate russe e tutto il resto, tutti gli attentati, gli ammazzamenti negli ultimi 70 anni della cosiddetta Repubblica in realtà sono delitti di Stato, stragi di Stato, omicidi di Stato. Sì, però erano estranei all'inquisizione familiare. Questa, certo, è una tipologia ancora, di inquisizione. È una deriva ancora più grave. Esattamente. Certamente. Questa è una tipologia di inquisizione che mi ricorda quella dell'URSS, quando, certo, i ragazzi venivano indotti a denunciare i propri genitori. Erano i delatori, i primi delatori, certo. Allora qui vediamo. Quindi questa denuncia che ha detto giustamente Andrea, come ha definito giustamente Andrea, è contro tutti i sindaci italiani che hanno omesso i loro obbligatori adempimenti di legge e compiti morali, come stabiliti dalle norme successivamente richiamate, appunto, come diciamo, contro i direttori responsabili degli uffici di igiene e sanità pubblica delle ASL e anche ovviamente i direttori scolastici e quant'altri che hanno coinvolgimento in questa storia. E quindi sono denunciati per i reati di abuso d'ufficio, omissione d'ufficio, falsità ideologica, associazione a delinquere, omicidio, lesione personale, morte, lesione a conseguenza, lesioni personali colpose, omicidio colposo, inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? È successo che esiste una Costituzione, e in particolare articolo 2, 13, 32, 34 e 54, ve li andate a leggere, non li enuncio qui perché sarebbe perdita di tempo, ma soprattutto c'è il Codice Civile che all'articolo 5, quindi non all'articolo 2241 che mi pare che è l'ultimo o uno degli ultimi, no? Ma è tra i primi, è fondamentale. All'articolo 5, quindi uno dei primi, se non il primo, perché gli altri sono, diciamo, apripista, no? Esattamente. I due o tre articoli sono quelli che, in cui ci sono le definizioni, queste cose qua. Quindi l'articolo 5 dice: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume. Questo per dire che il proprio corpo non se ne può far scempio, non dico l'estraneo, ma neppure il titolare del corpo. Il corpo è una cosa sacra,
va mantenuto integro. Perché ne dicano le femministe. Ah, cioè. Ecco, che non a ma non a caso, non c'è niente di come casuale. Come le femmine attuali, esatto. Sono la stessa derivazione delle femmine di Soros attuali. Esattamente. Né più né meno. Esattamente. Solo antesignane del 68 giù di lì, che quando io andavo in facoltà a fare le mie cose, le mie dimostranze, le mie ma con tutti gli altri amici dei comitati studenteschi, loro si inalberavano perché facevano il segno della fica. Esatto. No? E dicevano la fica è mia, la gestisco io, e chi se ne frega, perché il pisello non è mio, lo gestisco io. Certo, vorrei vedere, certo, è una scelta. Arriva una ragana, come si dice a Roma, una cozza di quelle offensive al buon costume, e io non me la fotto. Scusate, mi sembra normale, no? Mi pare ovvio. No, non taglio, che taglio, è la realtà. Tutto è fatto in funzione del fottere. Tutto, certo, anche tutto. La politica è un fottimento generale. Sì, anche dal punto di vista onomatopeutico. Bene, qui c'è il Vate che ogni tanto interviene giustamente. Allora, e quindi articolo 5 abbiamo detto del codice civile, ma diciamo il fondamento preminente di questa denuncia che noi abbiamo oggi depositato è la legge 23 dicembre 78 numero 833, e cioè la legge testo unico dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che dice all'articolo 33, questo va letto tutto. Va detto per inciso che l'articolo 29 e 31 l'ha fatti lui, l'ha fatti l'amico Giorgio Vitali. Li ho ispirati nella sostanza con una lotta che è durata almeno una decina d'anni. Allora, nel 78 quindi uscì questa bellissima legge, eccellente legge, perché allora si facevano anche delle leggi ottime. Certo. Col contributo dei cittadini attivi, quelli che erano pertinenti, quelli che avevano compito, che avevano voce in materia, che avevano esperienza, non questa gente tipo Di Maio o che ne so, Salvini. O l'attuale Gentiloni. E l'attuale rappresentante della sanità alla Regione Lazio, assessore alla sanità della Regione Lazio, che risulta essere inquisito per avere giustamente nome e cognome, manipolato, no, lasciamo andare. Vabbè, allora andiamo avanti. Questa legge 833 del 78, all'articolo 33, anche questo è carismatico. 33 trentini, tutti 33 trotterellando entrarono in Trento. Abbiamo detto bene? Sì. Queste cose qua, gli scioglilingua, una volta si studiavano, ti ricordi? Ragazzino, adesso non saranno 8, 9, più 10 anni ti facevano fare queste cose qua. Oh, no. E imparavi la dizione, capito? Non era una cosa banale, era una cosa importante. Vabbè, allora andiamo avanti. Articolo 33. Norme per gli accertamenti e di trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Quindi tutto è normato. In un paese civile tutto è normato. Non che uno si sveglia la mattina con la Lorenzini e dice mo che cazzo, sono d'accordo con la Cibagaghi o con la Graxo e mo faccio una legge per loro. E no, amica, non si può fare. Oggi Novartis, e riguardatevi cari amici questo titolo, comprate questo libro, costa una sciocchezza, imparerete e capirete che cosa c'è dietro all'operazione vaccinazioni. Allora, che cosa dice l'articolo 33 della legge 833? Dice, primo comma, gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari, di norma, non è per modo di dire, la legge stabilisce che sono volontari, di norma significa che è la legge, non è così. Secondo norma. Capito? Poi, comma 2. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti dalle leggi dello Stato, articolo 32 della Costituzione, possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori secondo l'articolo 32 della Costituzione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici. Non è che uno si inventa l'imperversare di un'epidemia
di malattie infantili senza averci prove e senza aver dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ma poi non c'è nemmeno l'epidemia. Lo stato più di 200, ricordiamo, la Lorenzin disse in televisione a porta già nel 2014 che c'erano stati più di 270 casi a Londra di morbillo a Londra, quando in realtà ci fu solo un caso uno di morte. Che era malato per cazzi suoi. Di una persona che invece aveva un altro tipo di malattia che l'aveva portato, essendo un immunodepresso, fino al morbillo, ed era morto poi di morbillo, ma soltanto un caso, ricordiamo. Allora, cioè questo a predire a proposito delle fake news, no? Hanno fatto una legge sulle fake news, i primari fondatori delle fake news sono sempre stati politici. Loro. Sono sempre stati loro. Anzi, una ricerca di una grande università inglese ha dimostrato che quelle che vengono chiamate fake news, cioè crude notizie che circolano al di fuori dei regimi politici che gestiscono i paesi, cioè il controllo dell'informazione. Le informazioni libere, solo il 3% sono errate, il resto, il 97% sono esatte. Esatte. Allora andiamo avanti. Quindi, allora, nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti dalla legge dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori secondo l'articolo 32 della Costituzione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, quindi ci sono argomenti sia politici che civili che vanno tenuti conto. Come ho detto prima, tu devi emettere una formula di epidemia ufficialmente conclamata in corso, devi emettere un'ordinanza di epidemia in cui tu metti applichi una legge straordinaria come quella del codice militare nel momento in cui c'è i diritti vengono come è stato per il colera negli anni 70 a Napoli. Esatto. Come è stato per il colera a Napoli che fece morire oltretutto nell'Ottocento il buon Leopardi, il quale era un grande mangiatore di gelati, e ti immagini i gelati li facevano e poi morivano col botulino, è naturale, come minimo. E allora quindi ci vogliono delle norme, vanno prescritte certe gradualità con grado, dopodiché tu mi metti anche all'ordine del giorno il trattamento obbligatorio per le vaccinazioni obbligatorie, ma dopo che c'è stata l'epidemia e dopo che tu hai emesso un'ordinanza. Ma verso quel virus, quindi quel vaccino, parliamo di un vaccino, si sta parlando di 10 vaccini, tutti insieme. No, stanno facendo vera e propria sperimentazione. È stata definita come sperimentazione. Vi dico di più. In Francia sono 11 i vaccini, in Serbia sono 12. Certo. Notizia dell'altro ieri, è stata emanata una legge appunto in Serbia, qualche giorno fa, per cui adesso i serbi devono soggiacere alla somministrazione di 12 diversi vaccini, i bambini e ovviamente anche i morti della guerra civile non gli sono bastati. No. Ricordiamo la Serbia. L'hanno soggiogata come noi. Ricordiamo che anche gli adulti, anche in Italia a breve. La politica nazionale serba è stata soggiogata esattamente come hanno fatto negli ultimi decenni qui da noi. Con la guerra, a noi con i vari parlamenti che si sono succeduti nel corso dei decenni. E con questi vaccini. Allora, quindi nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, tralascio, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con un provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità assegnataria, cioè è il sindaco che deve emettere che in quella scuola, nelle scuole del suo comune vanno fatte le vaccinazioni, non la ministra Lorenzin che non ha né arte né parte né competenze per il territorio locale, è chiaro? Oltretutto. Quindi è il sindaco che doveva disporre e non il ministro. Il sindaco deve emanare una direttiva e una delibera consigliare del consiglio comunale in cui, per le motivazioni che stavamo appunto dicendo adesso, lui tira fuori anche questa ordinanza per la vaccinazione obbligatoria. Ma dopo che anche lui ha emesso una ordinanza di stato di difficoltà, di emergenza. Fin dal Medioevo i podestà
o sindaci, che come li vogliamo chiamare, sono sempre stati responsabili dell'igiene, della sicurezza igienica delle aree da loro amministrate. Ricordiamo che la maggior parte dei sindaci italiani infatti non si stanno muovendo in tal senso proprio per paura dello Stato centrale, ma ricordiamo che questa denuncia che noi stiamo facendo ed esortiamo tutti gli italiani che vogliano partecipare verso i sindaci è proprio per mettere paura agli stessi sindaci che hanno paura dello Stato centrale, facendogli capire che quello stanno facendo, adesso stanno avere facendo, paura dei cittadini, li porterà a livello penale in una situazione mortificante. Adesso devono avere paura dei loro cittadini, perché questi cittadini hanno il diritto di ribellarsi a una simile dovizia di infamità sequenziali una all'altra. Allora andiamo avanti. Allora, quindi gli accertamenti di trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria su proposta motivata di un medico. Pure il medico condotto del paese è responsabile pure lui. Perché lui avrebbe l'onere di dire non è vero un cazzo, sì, qua non c'è nessuna epidemia, non c'è bisogno di vaccinarci. Esattamente. E quindi tralascio, gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre ancora di più il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, cioè è l'ASL che deve dire facciamone di meno, non li facciamo, non c'è necessità. E invece che fa? No, ti sanziona, punisce, aggredisce e vilipendia tutto quello che è l'onore e la dignità delle persone, andando a supportare una infame legge messa insieme da una banda di delinquenti al soldo delle grandi multinazionali del farmaco e della finanza. Sempre ricordando che anche quelli che mentono sapendo di mentire e continuano ad affermare che i vaccini siano gratuiti, in realtà la gratuità non esiste in questo Stato, perché la pagano i cittadini con le proprie tasse. Questo deve essere chiaro. Allora, mettendo i soldi delle proprie tasse a disposizione di una criminale che nel caso specifico si chiama Lorenzin. Parliamo di circa 40 miliardi nell'immediato, di circa 100 miliardi di euro nel corso dei decenni che seguiranno per mettere a completamento questa infamità che è stata messa qua. Verso tutto il popolo italiano. E perché allora, ricordiamo che il 29 di settembre, sempre del 2014, sempre al Global Security Agenda di Washington, la Lorenzin firmò con due tecnici governativi che tutto il popolo italiano in un piano vaccinale tra il 2017 e il 2022 sarebbe arrivato a compimento. Hanno iniziato l'altro anno, nel 2017, sperimentazione, e continueranno nei prossimi anni, compreso quest'anno. E per la sperimentazione vale questo. Dichiarazione di Helsinki. Va bene? Ordine nazionale dei farmacologici. La dichiarazione di Norimberga, prima che quella di Helsinki, se vogliamo andare a fuoco. Vabbè, quella di Helsinki riguarda esclusivamente la ricerca, gli aspetti etici che devono i ricercatori. Certo. Allora, e siccome è sperimentale, è una ricerca, questa qui in realtà è una sperimentazione che serve all'industria farmaceutica, che da una parte fa i soldi e l'altra utilizza gli effetti secondari per i fini propri. No, per i fini militari. Oltretutto. Allora, quindi l'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria e di rapporti organici tra servizi e comunità. Cioè qui è una fase dialettica, è una fase paritaria. Certamente. No, non in positiva e prevalente della parte più infame della società. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno, ma la cosa più importante è questa, che non lo sa quasi nessuno. E allora mi rivolgo ovviamente alle mamme, ai cittadini, a quelli che sono incazzati neri perché gli hanno levato i bambini da scuola, eccetera. Chiunque può rivolgere, sempre l'articolo 33, chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca e di modifica il sindaco decide entro 10 giorni.
I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato. Che cazzo dobbiamo dire di più? Certamente, cioè qui siamo nella più assoluta illegalità. Certo. E infatti noi abbiamo detto traditori al governo, traditori del popolo italiano. Ricordiamo altro libro scritto da Marco Della Luna, che è un caro amico avvocato di anche notevole spessore e con altre lauree in, diciamo, nel settore in bagaglio, dell'economia, sì, in bagaglio. Poi c'è ad esempio anche qui citato molto, diciamo, superficialmente, che conferma quanto ha detto nell'articolo 33 dell'833, che è inoppugnabile, inconfutabile, eccetera, c'è l'articolo 117 della legge 112 del 31 marzo del 98, che dice, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo Stato appunto ha fatto una funzione, cioè conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 97 numero 59. Che dice l'articolo 117 della 112? Dice 1,1 dell'articolo 117: in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco e non dalla ministra e non dal governo centrale. Tralascio decreto legislativo 267/2000, che è il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che abbiamo richiamato più volte. Articolo 50, competenze del sindaco, comma 5: in particolare in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Tralascio altre argomentazioni per arrivare tralascio altro e dico: nessuno può legittimamente sottrarre il diritto all'autodeterminazione ed imporre alcunché di obbligatorio in materia sanitaria, salvo tragedie epidemiche in corso, il che non appare. Infatti la costrizione della libertà di autodeterminazione e trattamento sanitario ravvisa un macroscopico esempio di eccesso colposo di legittima difesa collettiva della società in generale a fronte del bene della salute del singolo individuo, quando viceversa un individuo sano, fino a prova contraria, ha l'assoluto primato rispetto agli interessi della società nel suo complesso e dalla scienza e ricerca scientifica. Lo dice l'articolo 5 del Codice Civile, non è che sta al 5 l'articolo 5 per caso, come abbiamo detto, sta lì perché è la cosa fondamentale, l'individuo è il centro dell'universo. L'individuo poi ovviamente con il raggruppamento familiare, con la famiglia allargata, con le società di vario genere e quindi le società evolute come le nostre, ma prima tu devi preservare la salute, devi rimanere in vita. Uno dei primi dettami dei diritti è la permanenza in vita, è chiaro? Perché se sei in vita puoi cercare di rigenerare una nazione, se non sei in vita non puoi fare un cavolo. Quindi il diritto alla vita e alla salute e alla salvezza è un diritto primario, primordiale addirittura, capito? E quindi a riprova di quanto imbastito dalla ministra Lorenzin e dalla maggioranza del passato Parlamento, non sussistevano e non sussistono le motivazioni di un eccessivo allarmismo epidemico vaccinale tale da giustificare l'emanazione di ordinanze di allarme e di epidemia. A cui in ogni caso, attenzione, per il morbillo non è previsto il concetto di epidemia. Non esiste epidemia di morbillo. Esiste epidemia de scorregge che vi fa la Lorenzin, ma giusto quelle, capito? Se mangia un po' troppo certe cose che dico io. Ma questa obbligatoria e vincolante premessa non esiste. Non c'è nessun allarmismo, non c'è nessuna epidemia. Non c'è, anche concettualmente, il morbillo non è epidemico, non è considerato epidemico perché non è mortale. Cioè è mortale in una minimissima parte di individui, quelli deboli, certo. Quelli che erano naturalmente eliminati dalla natura, appunto.
ma una piccolissima parte, perché su migliaia, centinaia di migliaia di persone, di bambini che una volta prendevano il morbillo, ne morivano qualche decina, qualche migliaio. Ma nemmeno. Ma ti immagini, ecco. Eravamo tutti ben contenti di prendere il morbillo. Perché te lo levavi dalle palle senza nessuna medicina, appunto. Fra l'altro. Cosa faceva? Qual era la funzione del morbillo, come tutte le malattie sentinali? Anche rinforzare il DNA, proprio il sistema immunitario. Premettendo che mezza Europa è ad obbligo vaccinale zero e non risulta che sia stata decimata da epidemie, ci giungono forse folle di infetti dalla Svizzera e dalla Svezia? Che senso ha qualificare necessità inderogabile qualcosa che metà dei nostri vicini nemmeno considerano? E gli europei sono tutti scemi? Tutti ammalati? Non è così. Siamo già il paese più vaccinato dell'intero continente. Ognuno può coltivare l'opinione che preferisce e anche sostenerle motivandole in pubblico. Ma l'attività scientifica si fonda su un'osservazione e misura, un terreno nel quale i numeri sono numeri, ovvero concetti che contano i fenomeni. E quella è scienza demografica, scienza statistica, no? E quant'altro. È una scienza basata sui numeri. E quindi i numeri forniti dal Ministero della Sanità ci mostrano che il vaccino contro il morbillo è quasi inefficace o comunque scarsamente efficace. Vediamo, copertura vaccinale fra il 2004 e il 2015, partendo dal 2004, 86%, 88%, 90%, 90%, 90%, 91%, 90%, 90%, 90%, 87%, 85% nel 2015. Dal 2007 al 2013 la copertura massima sempre al 90%, salvo un ulteriore picco al 91% nel 2010. Se il vaccino è efficace, ci si dovrebbe domandare che nel periodo fra il 2007 e il 2013 i casi di morbillo fossero minimizzati rispetto al periodo di copertura inferiore, circa un 5% in meno di soggetti vaccinati. Magari lieve, ma sarebbe dovuta vedere una diminuzione. Non è così. Anzi, si notano che nei 7 anni, benché con ben 3 picchi di aumento, l'esatto contrario dell'aspettativa. Casi annui di morbillo, sempre correlati appunto agli anni: 2004 686, 215, 571, 595, 5312, 759, 3011, 4671, 622, 2258, 1694, 259. Come si vede dalla sezione centrale dei dati, l'aumento della copertura vaccinale non ha prodotto una diminuzione dei casi infetti, anzi è risultato compatibile con drastici aumenti fin ben oltre 10 volte i dati precedenti. Il minimo che se ne può dedurre è che la protezione vaccinale italiana sul morbillo non protegge, al contrario è fallimentare. Un attimo che vedo chi chiama. Pronto? 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 Allora, qui come vedete c'è un diagramma piuttosto noto che evidenzia l'evoluzione, anzi la diminuzione che nel corso di circa un secolo si è avuto nelle malattie infettive infantili negli Stati Uniti, ma questo vale tutti i paesi occidentali, dall'Inghilterra alla Spagna all'Italia, magari differita di qualche anno, come è successo in Italia. Essendo legata dove al si vede, progresso dell'igiene. Basta osservare igieniche. I seguenti diagrammi, ci si rende conto della falsità delle tesi di partenza della Lorenzin e di tutta la filiera delle responsabilità per arrivare fino ai sindaci e ai suoi collaboratori. Ecco, a semplice dimostrazione di uno dei diagrammi rappresentati, la sconfitta delle malattie infettive vale anche per l'Italia. Si rileva facilmente che al momento dell'introduzione della vaccinazione obbligatoria la battaglia contro la malattia epidemica infantile era già definitivamente vinta dagli idraulici, come dice il nostro caro Vate. E non viene soprattutto adeguatamente enfatizzato che il 28,2% dei bambini vaccinati subisce danni collaterali, fortunatamente per la maggioranza non gravi, ma anche con ampie fasce di autismo o altri danni di varia natura potenzialmente debilitanti col passare degli anni. Anche perché se tu hai una riduzione delle funzioni cerebrali non è che te la accorgi subito, no? Come fai a saperlo? Tutto ciò considerato se ne possono trarre alcuni inconfutabili elementi. 1. Siamo di fronte ad una serie di usurpazioni di diritti primari e legittimi dei cittadini e ad una lesione feroce ed aggressiva del dettato costituzionale. 2. Per iniziare una campagna di vaccinazione di massa in Italia e in Europa senza alcuna necessità,
2. Di cui non se ne rileva scientificamente l'efficacia. 4. Che al contrario ha molti pericolosi effetti collaterali noti ed ignoti. 5. Il cui scopo certo è un pesantissimo aggravio delle spese dello Stato. 6. A cui si aggiunge ancora un altro ancora più certo scopo, l'esclusivo vantaggio delle lobby dell'industria farmaceutica a danno della salute dei cittadini. Ma soprattutto, e per concludere, nessuno Stato di diritto, sostenendosi tale, può condurre un simile attacco ai cittadini così usurpativo, vessatorio ed ignobile. 1. Mistificando la verità attraverso una mastodontica campagna mediatica. 2. Dissimulando rilevanze scientifiche attestanti la pericolosità vaccinale. 3. Imponendo alla popolazione la volontà delle lobby farmaceutiche. 4. Sottraendo il diritto all'autodeterminazione. 5. Sottraendo il diritto alla salute. 5. Sottraendo il diritto alla libertà di trattamento sanitario. 7. Sottraendo il diritto all'istruzione. 8. Sottraendo il diritto genitoriale. 9. Imponendo balzelli coercitivi della volontà delle famiglie meno abbienti, soverchiando bambini e famiglie in violazione dei diritti costituzionali e internazionali e per di più sperequando il trattamento del personale sanitario con quello impositivo dei bambini, ai bambini. Di questa infamia sono corresponsabili i sindaci che non hanno attivato le loro competenze e funzioni, ma passivamente, omertosamente e domissimamente hanno fin qui tollerato questo scempio, tranne casi isolati, che altrettanto compiono i dirigenti delle ASL e personaggi come consulenti, pediatri, psicologi ed altri che in questo letamaio beatamente sguazzano. Tutto ciò premesso, chiediamo di voler procedere contro gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato ai diritti costituzionali dei cittadini e di procedere alla penale punizione dei colpevoli al fine di impedire la continuazione dei reati ravvisati in carcere, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Cari amici lontani, noti ed ignoti, buonanotte. Sempre so long, ma molto so long. Molto, molto, con un grande augurio per la Lorenzin di successo nella sempre sua nuova so long. Nella sua nuova professione. Sempre so long. Sì, sì, e ricordiamo che questa denuncia è impugnabile da tutti i cittadini che vogliono aderirvi, verso tutti i sindaci d'Italia. E 8.800 non è impugnabile, è presentabile. Presentabile, no, scusa, scusate. Impugnare significa qua basta metterci nome e cognome del sindaco, assessore alla sanità, direttore scolastico e quant'altri, psicologi, assistenti sociali e tutta la masnada di infami che gira attorno a questo scempio, che li mandiamo tutti in galera. Sperando che la magistratura faccia qualcosa. Denunceremo anche i magistrati. Sì, 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 da questo punto di vista è sicuro. E anzi invitiamo tutti i nostri amici e conoscenti che hanno avuto un qualsiasi effetto secondario, ricordatevi che c'è la sentenza della Corte Costituzionale che dice che si può chiedere il rimborso allo Stato, quindi anche per un aumento di temperatura che è durato 3-4 giorni il genitore può chiedere il rimborso allo Stato del danno avuto al proprio figlio. No, anche al suo menage familiare. Esattamente. Perché il fatto di assistere un bambino piccolo per 4 giorni prevede, per esempio, che tu non hai potuto lavorare per 4 giorni. Esattamente. Quindi dei danni economici. Esattamente. Ricordatevi sempre, chiedete i danni a questa branca, a questo masnada di delinquenti. Chiedete i danni, almeno quelli. Lo fate quando avete un incidente stradale e chiedetelo anche per la salute dei vostri figli. Visto che la Costituzione ce lo permette e la Corte Costituzionale ha ammesso che si possono chiedere i danni allo Stato, perché è lo Stato responsabile. So long!